essere qui. A meno che non ha lasciato un messaggio, un appunto. Non c'è niente. Ma sarà sabato. Sì, pronto? Helen? Sì? Ma è sabato? Certo. È proprio quello che immaginavo. Perché? Ma niente, niente di particolare. Ah, ma si sente bene? Sì, certo, sto bene. Sono venuto qui in ufficio a lavorare un po'. Ah, sta preparando la conferenza. Che conferenza? Quella nella biblioteca Huntington. Oh, e su che cos'è? Su cosa sappiamo. Cosa sappiamo? Cosa sappiamo? Me lo sono dimenticato. Quand'è? Lunedì. Lunedì? Ma allora bisogna che inizi a lavorarci subito. E lo spettacolo? Lo spettacolo è sabato. Oggi, visto che oggi è sabato, e io sarò il capo tribù di Bari. Dottor Feynman si sente bene? Ma certo che sto bene, sto benissimo. Ah, la sta cercando il dottor Hackett. Ah sì? Sì. Provo a vedere se ha lasciato dei messaggi in segreteria, sta lì. Beep! Professor Feynman, sono Nora Bell, sono una sua alunna di fisica. Ho delle domande da farle riguardo alle reazioni chimiche. Beep! Signor Feynman, sono Milou, ci siamo incontrati alla mostra dei geroglifici Maya. Beep! Pronto? Sono Miriam, Miriam Field, sono una sua alunna di fisica 10, ho un dubbio, posso passare nel suo ufficio oggi? Beep! Ciao Dick, sono Kat, posso posare una notte extra per te questa settimana, solo per te. Queste donne mi fanno a pezzi. Helen? Sì? Non c'è nessun messaggio del dottor Hackett. No. Fa così, cercalo tu, digli di chiamarmi appena può qui in ufficio. Sì, 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 però lei si ricordi della conferenza. Sì, la conferenza la preparo, giuro. Il problema di quando si prepara una conferenza come questa su cosa sappiamo o qualsiasi altra cosa del genere è che la maggior parte delle persone che viene ad assistere a una conferenza di fisica sa già che non ci capirà nulla. Però può sempre capitare che chi sta parlando abbia una cravatta interessante su cui poggiare lo sguardo. Beh, con me cascate male. Ma qual è il problema che le persone hanno con la scienza? Quando ho vinto il premio Nobel sono dovuto andare in Svezia a ritirare il premio Nobel e mentre ero a tavola con la regina di Svezia è successa quella cosa che mi capita sempre quando parlo con l'aristocrazia. Le loro facce si ghiacciano pietrificate. Signor Feynman, che premio Nobel ha vinto? Fisica quantistica, maestà. Oh, signor Feynman, non possiamo parlare di questo, vero? Quasi nessuno capisce nulla di fisica quantistica. Ma al contrario, maestà, sappiamo molto di fisica quantistica ed è per questo che non ne possiamo parlare. Di quello che non sappiamo possiamo e dobbiamo parlare. Per esempio, come risolvere il problema della povertà, come diminuire il tasso di criminalità, come far fronte all'aumento del consumo di droga. Ecco, di questo si può parlare. Il ghiaccio sulla faccia. Anche se ero vestito piuttosto elegante. Sono stato un po' maleducato. Attenzione, quando dico che siamo un mucchio di atomi, non intendo dire che siamo solo un mucchio di atomi, ma un mucchio di atomi capace di stare qui in piedi davanti a voi a parlarvi di altri mucchi di atomi. Sì? Professore? Sì? Posso entrare? Sì, certo che puoi entrare, ma ora no, perché sto lavorando. Sono Miriam Field, sono una sua alunna di fisica 10. Ah, Field, che bel nome per un fisico. Oh, grazie, però io non sono un fisico. Lo so, perché non prova a ritornare un po' più tardi? Ma da ora un pochino più tardi o proprio più tardi? Tra tre quarti d'ora? Ah, però io non ho l'orologio, non so che ore sono. Beh, glielo dico io. Tra 57 minuti saranno le 16:32. Ok, torno tra 45 minuti, professore. Perfetto, a dopo. A dopo. Mi piace obbligare le persone a fare calcoli. Questa cosa di mettere l'orologio avanti di 57 minuti, ho cominciato a farla quando ero a Los Alamos. Lo potete fare anche voi, è semplice. Basta che la mattina vi ricordate di mettere in avanti il vostro orologio di, che so,
appunto 57 minuti, e se qualcuno vi chiede che ore sono, basta dire tra 57 minuti sono e dite l'ora che vedete sul vostro orologio. Avete capito? Eravamo nel Nuovo Messico, Arlene era ricoverata in sanatorio e io stavo... E lui stava lavorando alla bomba. Giorno e notte. Sì, però mi veniva a trovare tutti i fine settimana. Era dura perché ero molto malata, però stavano sperimentando delle nuove medicine. Che cos'è che sperimentavano? La streptomicina, amore. E si pensava che presto avrebbero trovato una cura. La verità della situazione era molto importante per me. Io dovevo capire che cosa stesse accadendo fisiologicamente nel corpo di Arlene. È strano, perché lui viene da una famiglia in cui è molto importante dirsi la verità, mentre io venivo da una famiglia molto ben educata, sempre a dirsi bugie per non ferire gli altri. Sei stato tu, amore, vero, che mi hai insegnato a non dar peso a quello che pensano gli altri. Allora io dall'ospedale inviavo allo Salamis delle matitine, sì, su cui scrivevo delle cose tipo Richard, caro, ti amo, caramellina. E io mi ritrovavo allo Salamis con queste matitine e insomma mi vergognavo. Non so, forse era anche l'emozione per tutto quello che stava succedendo. Fatto sta che non volevo buttare le matite e allora ho provato a cancellare le scritte. E il giorno dopo non mi arriva. Ma che cosa ti viene in mente di cancellare il mio nome? Ma che cosa ti importa di quello che pensano gli altri? Da allora mi sforzo molto affinché non mi importi. Qualche tempo dopo la sua morte io le ho scritto una lettera che finiva così. Scusami se non ti invio questa lettera, ma non conosco il tuo nuovo indirizzo. Non so dove sei. Dottor Hackett, sono Feynman. Mi scusi l'ora, scusi se la disturbo. Volevo dirle una cosa, visto che questo mio tumore è così grande. Beh, ho deciso. Sì, operiamo, facciamolo. La richiamo domani. Buonanotte. Dottore, ho ancora una richiesta da farle. Se durante l'operazione o anche subito dopo lei si accorgesse che io me ne sto per andare, mi svegli, eh? Tolga l'effetto dell'anestesia. Ma come, perché? Perché io voglio sapere com'è. Morire, sì. Deve essere interessante morire, non crede? E io voglio essere presente per sapere com'è. Buonanotte. Cosa sappiamo? Riassumendo, questo è lo stato pietoso a cui è ridotta la fisica ai nostri giorni. Cosa sappiamo? Io non credo. Non credo che questo meraviglioso, straordinario universo, questa immensa distesa di spazio e di tempo, con tutte le specie animali, tutte le piante, tutti gli atomi con i loro movimenti, con tutti i pianeti, insomma che tutta questa immensa cosa possa semplicemente essere un palcoscenico sul quale Dio osserva gli uomini compiere la loro lotta tra il bene e il male, così come ci insegna la religione. Il palcoscenico è troppo grande per la rappresentazione. Cosa sappiamo? Beh, questo è lo stato pietoso della fisica ai nostri giorni. Al di fuori del nucleo atomico sembra che sappiamo abbastanza, e questo riguarda il dominio del molto grande, delle stelle, i pianeti, l'universo in generale. In questo ambito la gravità è la forza dominante e la teoria della relatività di Einstein è la teoria trionfante. Poi sappiamo parecchio anche di tutto quello che sta tra i pianeti e il nucleo atomico, e questo è il dominio della teoria elettrodinamica quantistica, la TED, una teoria di cui ci sentiamo giustamente orgogliosi. Ma del mondo del molto piccolo? Delle piccole particelle all'interno del nucleo? Sappiamo poco. E chissà se un giorno le conosceremo. Non lo sappiamo. Io posso vivere nel dubbio, nell'incertezza, senza conoscere. Anzi, penso che sia molto più interessante vivere senza sapere piuttosto che darsi delle risposte che potrebbero essere sbagliate. Io ho diversi gradi di certezza riguardo a diverse questioni,
ma non sono sicuro di nulla. E di alcune cose non so esattamente niente. Ci penso un po', e se non trovo una risposta, mi dedico a qualcos'altro. E non devo per forza trovare una risposta. Io non sono spaventato all'idea di essere perso in questo misterioso, enorme universo. Questo non mi fa paura.